per favore non dimenticatevi di pregare per me. Ma fratelli e sorelle, Dio non si vendica, Dio ama, non si vendica, ci aspetta per perdonarci, per abbracciarci. Questo è il vino nuovo della vigna del Signore, la misericordia. Guardare una calamità, guardare una cosa brutta, passare oltre. Gli atteggiamenti, Luca descrive bene, vide, ne ebbe compassione, gli si fece vicino, non si allontanò, si avvicinò. I testardi di anima, i rigidi, non capiscono cosa sia la misericordia di Dio. I rigidi non sanno allargare il cuore come il Signore. Rivolgo il mio saluto a tutti i pellegrini del Brasile e di altri paesi di lingua portoghese. In particolare ai diversi gruppi di sacerdoti, religiosi e fedeli brasiliani residenti a Roma, venuti a questa udienza per condividere la gioia per il giubileo dei 300 anni di Nossa Signora Aparecida, la cui festa si celebra domani. La storia dei pescatori che hanno ritrovato nel fiume Paraíba do Sul il corpo e poi il capo della statua della Madonna, successivamente uniti insieme, ci ricorda che in questo momento difficile del Brasile la Vergine Maria è un segno che spinge verso l'unità fondata sulla solidarietà e sulla giustizia. Dio vi benedica. E c'è un modo per far breccia nella memoria di Dio, la nostra preghiera. L'uomo bussa con la preghiera alla porta di Dio per chiedere una grazia. E Lui, che è Padre, mi dà quello e di più, il dono, lo Spirito Santo. Vigilare significa capire cosa passa nel mio cuore. Significa fermarmi un po' e esaminare la mia vita. Sono cristiano, educo più o meno bene i miei figli, ma la mia vita è cristiana o è mondana? E come posso capire questo? La stessa ricetta di Paolo. Guardare Cristo crocifisso. Voi siete simbolo di uno sport che apre gli occhi e il cuore al valore e alla dignità di individui, di persone che altrimenti sarebbero oggetto di pregiudizi e di esclusione. Non stancatevi di mostrare al mondo dello sport il vostro impegno condiviso per costruire società più fraterne in cui le persone possano crescere e svilupparsi e realizzare appieno le proprie capacità. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me.